buon aperitivo? Sì, dai, buon aperitivo, pranzo ancora prestino. Amici di Billiard Channel, eccoci tornati in diretta da Red Italia Billiards di Salerno per seguire il secondo incontro. Siamo nei preliminari della fase finale del campionato italiano squadre di Serie A. Incontro tra due atleti del Lucky Club di Calangianus, Mascia, e del Tonelli Hotels, Sandro Giachetti. Incontro che sarà disputato a Scelta d'Acchito, in regia Mirko Bianchi, assistente di regia Fabian Hartl, e alle riprese Tom Ruban, accanto a me il mio candido socio Nicola Biondi, in bianco. Buongiorno di nuovo a tutti, amici di Billiard Channel. Allora, facciamo un riepilogo della situazione al termine del primo turno di gioco. Il punteggio parziale vedono avanti 40-0 il Lucky Club contro Tonelli Hotels, e invece in parità l'incontro tra Golden Eagle e Master Club. Adesso si disputa questo incontro per Tonelli Hotels Lucky Club. L'altro singolo che si sta giocando su un altro tavolo è quello che vede impegnati Marcolin contro Gomez per il Lucky Club, mentre per il Golden Eagle Master Club sono due partite, infortuna di Lena e Carlo Dio Maiuta contro Giovanni Metrangolo, quindi ancora chiaramente tutto in ballo. I parziali sono 40-0 del Lucky Club sulla Tonelli, invece dall'altra parte dovrebbero essere 20 pari. Sì, 20 esatto. Pari, perché Scorza ha vinto su muro. Quindi è obbligatorio per il Tonelli Hotels vincere almeno un incontro di questi due che si stanno giocando, quindi o Marcolino o Giachetti, per rimanere dentro questo campionato italiano. Qualora dovessero vincere anche gli altri due singoli della Lucky Club, passerebbe il turno a Lucky Club, perché farebbe 80 punti, non si giocherebbero doppi. Assistente a punteggio Luigi Scarpa, mentre l'arbitro dell'incontro è Ambrosecchia. Lucio Ambrosecchia. Giustamente l'Acchito vinto da, come giustamente dicevi, l'Acchito vinto da Alessandro Mascia ha fatto sì che scegliesse il giocatore sardo, l'italiana. Ho parlato prima con Sandro, gli ho chiesto: Sandro, ma se vinci l'Acchito cosa scegli? Ma ho detto: sono un po' indeciso, ma a me mi piacciono tutti i giochi. Quindi secondo me si è tolto un po' il pensiero. Sì, sì, sì. Ha detto scegli tu, va. Ha detto sono indeciso, sì, tutti doppi, semplici e doppi, però mica il banca l'italiana. Quindi anche scala 40. Giro intanto per Giachetti da 6 punti, Garuffa per Mascia, prende in finezza la biglia di Giachetti, diventa una buona presa di biglia, perché sì, se c'è l'inquadri. Allora, il referente per Giachetti è Vecchione. Mentre per, eccolo qua, inquadrato, il prof di Nola. Mentre il referente per Mascia è Rizzo, che ha vinto il suo incontro prima contro Nicola Sfida dell'italiano. Eccolo qua, Ciro Davide Rizzo. La vuoi una curiosità prima di entrare nel vivo della partita? Vai. Allora, ovviamente il termine straliciato, dice Oliviero, non può passare al vaglio, aspetta, dell'italiano DOC e DOP, ma se riportato come curiosità, consapevoli che è un regionalismo, ben venga. Come dicevi tu, riferito a me, è della famiglia di tralice, pronunciato con l'accento sulla I, che pur toscanismo è diventato pan italiano nella locuzione in tralice o di tralice, ovvero di traverso, obliquamente, di sbieco. Riferito a uno sguardo, equivale a di sottecchi, con lo sguardo obliquo ad occhi un po' stretti, tra il curioso e l'ammiccante. Quindi diciamo che è un toscanismo accettato. Passato, no? Buongiorno Oliviero. Mamma mia, lui è l'italiano, Sa tanto. No, questo faceva ripetizione a Dante, te lo dico io. Dante andava a ripetizione da lui, te lo posso garantire. Di colpo in testa, Mascia non può esimersi da questa colpitura. Mamma mia, che bella roba, Alessandro. 8 punti per Alessandro, realizza
si porta a 20 con questa marcatura. È venuto in sala da noi una sera, si è allenato un po' con Ernesto Pozziello, hanno giocato 20-25 italiani e 60, fa un quantitativo di birilli impressionante. Giacchetti di giro. Otto punti anche per Giacchetti, vediamo se la bianca arriva in difesa, sembrerebbe di no. Fatto anche i larghi del castello, facendoli stretti forse poteva avvicinarsi un po' di più al pallino, peccato poteva andarci un po' più sotto. Bel giro comunque per l'otto volte campione italiano, Sandro Giacchetti. Otto volte campione italiano, sono pochi, eh? No. Subito sul filotto di sventaglina, ancora a segno, Mascia realizza 9, 6 di castello e 3 di pallino. Abbastanza soddisfatto, un buon inizio per Alessandro. Entrambi Alessandro, no, non mi ricordo mai, è Alessandro Giacchetti o Sandro Giacchetti? Qual è Sandro, il nome? È Sandro il nome, sì, di battesimo. Tre volte campione italiano singolo, due di prima categoria, uno dei nazionali, cinque volte campione italiano a squadre, vice campione del mondo e vice campione europeo. Insomma, non è un palmarès proprio. Tanto bello questo tre, tre Giacchetti. Bravissimo. Perfetto. Fianchetto per Alessandro Mascia dalla corta, con un po' di effetto a tenere, con un po' di effetto a sinistra per favorire l'ingresso. Se il buongiorno si vede al mattino sarà una bella partita all'italiana, eh? Mi sembra che le possibilità che questo avvenga ci siano tutte. Senza effetto c'è. Ma comunque conserva bene. 2 punti. Rimandiamo il rullo, scusa Mirko, ci stavamo concentrando su questo bel fianchetto di Alessandro Mascia. Paolo Marcolini e Camilo Gomez avanti, Marcolini 36-0, tutti doppi al partita, hai tutti doppi. Poi Carlo Di Maiuta e Giovanni Metrangolo hanno ancora iniziato il loro incontro, Paolo Infortuna e Marcello Di Lena avanti 72-36 Di Lena, quindi penso tutti doppi. Doppi anche questo. E poi la partita che stiamo seguendo, non sappiamo ancora la specialità tra Diomo Aiuta e Metrangolo, perché è quanto scelta da Achito, esatto. Vediamo se ci va di calcio, anche perché c'è un pallino che potrebbe sullo stretto del castello proteggerlo tanto. Bravo Alessandro, realizza 4 punti e centralizza, perfetta questa conclusione del sardo. Si porta 35-21, 2-3 per Giacchetti dalla lunga di sinistra. Consiglio per i naviganti e per gli amici, studiatevela questa soluzione che è sempre una validissima alternativa al traversino a Z, anzi io vedo il traversino a Z come un'alternativa a questa. Praticamente senza effetto questa 2-3 per Giacchetti. È rimasto appena sotto misura, Sandro. Sì, o l'ha presa leggermente troppo grossa. Vabbè, quello non lo puoi sapere, però diciamo che c'era tutta l'esecuzione. Però sembra orientato ad andare di calcio, allora è rimasto dentro. Ti intendevo sotto misura per... sì, qua un po' di effetto in più ce lo poteva mettere come partenza della battente, ma rimane comunque un'uscita bellissima. Buon disimpegno anche per il giocatore di Cagliari. Ricordate, quando è così vicina non si gioca ad effetto la 2-3. Non si esaspera troppo effetto. Quando è così vicina e quando la battente parte da vicino al castello, certo. Chiaramente. Giacchetti a prenderla di 2, tornare leggermente indietro, deve stare attento a Sandra a sbagliarla chiaramente sullo stretto. Questo fa.
rimane anche qua sotto misura, qui uno stretto così accentuato voleva una forza decisamente più importante di questa. È arrivato anche Papini. Attenzione. Trevezzino di 2 e un po'. Ma com'era messa sta palla qua? Ce la fai vedere dall'alto per cortesia? Ma era a trasporto? Ah, doveva, ma secondo me è venuto in maniera un po', no, se la un fai, po' strana. Appunto. Se la fai ripartire dall'alto per cortesia, Mirko, questa palla, se ti è possibile. No, non vediamo la partenza del tiro. Sì, era di trasporto, se no 2-8 non esisteva. Ma corretta, senza effetto, 2-8 te la dà. Non è che la adori di due passate, questa due passate, neanche due e mezzo, mi piace più forte, ma esisteva la traiettoria dalla camera frontale, dalla camera soggettiva mi aveva tradito. Anzi, gira a farfalla per Giachetti, che prende la corta, la lunga anziché la corta. Però sei nascendo dall'alta nella parte superiore, anche prendendo la lunga non si beve. Se bisognava prendere proprio lo sblocco della lunga, sì, per bere, eh? Sì. Però si va più vicino. Se invece sono ambedue nello stesso quadrato, se prendi la lunga non bevi mai. Così poteva rischiare sul largo questo giro a chiudere per Alessandro Mascia, che conserva 19 punti di vantaggio. Se quando le biglie sono nel medesimo quadrato, quello superiore, il giro a farfalla, così come l'ha tirato Sandro, può celare dei rischi nella parte più vicina al castello. Questo non può succedere, perché arriva da un angolo di garuffa che non prevede la bevuta, la battente. Qui rimane no, alla forza, alla Giachetti. Alla Giachetti, appunto, stavo dicendo, questa era proprio... Ce l'avete sentito dire molte volte. È questa qua. Sul duomo di 3 si prende la palla scarsa, si fa andare lungo la sponda lunga l'avversaria. Duomo di 3 o un 3 sponde a incastrare di... proprio di precisione. Ce la vede, sai. No, vedeva sin troppo. Ah sì. Ma si è giocato un giro a senza effetto. Il quadrato con entrambe le biglie. Si è giocato senza effetto per poter dare la proporzione di entrambe le biglie sulla sponda corta. Sono curioso della scelta di Sandro. Vediamo se giocherà solo un pallino da 3. Poi giocherà un pallino da 3 dopo corta lunga. Ah, sono evitate. Si sono avvitate, però tutto ciò non ha inficiato. Sentito un rumore abbastanza fastidioso nel contatto tra le biglie. Sì, questo è proprio il kick vero e proprio. Garuffa per Mascia. Dei tre quarti di palla sullo stretto, che è purtroppo una delle prese peggiori. Vediamo se è riuscito a difendere o se già che ti può giocare il giro di... Oddio, il giro è leggermente da chiudere, anche se lì con la forza è quasi impostato. Non so se ha la porzione Sandro a vederla dalla laterale, non ce l'ha. Andiamo a rivedere dalla diagonale, Mirko. Ma è tanto più di così. Tanto più di così non poteva fare. Al limite della buona manovra comunque. Camilo Gomez avanti 208 a 44 a tutti i doppi con Paolo Marcolin. Questa è proprio una partita alla Key Club contro Tonelli. Carlo Dio Maiuta 150 a 46 su era Giovanni Metrangolo. Semplice doppio perché c'era un 98. Quindi adesso è scattato a 150, ma è semplice doppio. Paolo Infortuna e Marcello Di Lena sono in parità a quota 128 e questa è una partita a scelta d'acchito
però 128 non è. No, no, di Lena ha tutti i doppi. Di Lena ha tutti, a tutti i doppi. Ok. Quindi la partita che non è a tutti i doppi, che non... è tra Dioma Aiuta e Metrangolo, che è semplice doppio. Sì, ho visto un 98, quindi 98 è per forza semplice doppio. Una bella inquadratura per Sandro Giachetti, che gioca molto bene questo sponda-biglia sul largo. Credo che abbia lo spazio per giocare... No. Sponda palla mi sa di no. Deve andare di parabola. Oppure... A accostare... Però c'è quel pallino in fondo. In fondo che... Potrebbe dar mano, eh. No, dopo sul tiro successivo di angolo, molte volte si lascia quello. No, qui potrebbe dar mano sul largo. Poteva dar mano a Giachetti quel pallino in fondo. Sì, se avesse giocato parificazione. Sì, se avesse giocato parificazione poteva subire angolo e parificazione ulteriore. Molto regolare il gioco dell'atleta sardo, che ormai, insomma, non ci stupisce più vederlo giocare bene. Uno dei cavalli di battaglia di Giachetti, la garuffa, con poco effetto. Su questa parte di ragione che a me piace. Però rimane corto, Sandro. Sotto misura, sempre sotto misura. Già due o tre volte che rimane corto. La presa è una presa ideale quella che ha avuto Sandro. Deve trovare le giuste misure al tavolo Giachetti, perché concedendo sempre traversini Mascia potrebbe anche prendere un vantaggio considerevole. Ne ha già 16 di punti di vantaggio, qui non credo che la giocherà per il sottile. Qui però sicuramente Alessandro poteva fare molto meglio di così, poi una conclusione guarita un po' dalla marcatura del pallino da 4, totale 8, ma ha lasciato il filotto sul tavolo. Allungare la stecca Sandro Giachetti. Battere lo striscio? Anche perché altro? Con la stecca allungata. Gioca di mezzo colpo forse. Pensavo lo giocasse di misura. Non lo peggiorava lì di mezzo colpo. Pensavo che lo giocasse di mezzo colpo. Di misura non l'ha giocato perché? Perché si vede aveva paura del rimpallo. Non lo so. Più che altro avrà avuto paura della misura. Cioè del fatto che è rimasto corto. O dell'inzuccata. Forse. Bisognerebbe non pensarci. Che presa questa. Che presa di palla. Giustamente Mascia lascia andare il braccio per cercare la grossa realizzazione. E qui adesso i punti stanno cominciando a diventare tanti. Più 32 per Alessandro Mascia. Si fa dura la situazione. Vediamo il parziale tra Marcolin e Camilo. Perché sarebbe uno dei risultati. Guarda là, 312 a 44. In grande difficoltà la Tonelli Hotels. Deve vincere uno dei due singoli per andare a giocarsi tutto alle coppie. Ma se non vincono né Marcolin né Giachetti, vanno a pranzo. Passa il Lucky Club. Vanno a pranzo. Ricordiamo che i vincitori di questi due incontri andranno a scontrarsi contro la terza e la quarta in classifica, e i vincitori di questi incontri andranno alle semifinali di domani. Quindi la formula è bellissima, perché è proprio meritocratica, premia l'andamento della stagione. Giachetti per il pallino da 4 non lo realizza.
non abbiamo, rimandiamo un attimo i parziali, vediamo anche per l'incontro l'altro tra Golden Eagle e Taranto. Carlo Di Maiuta per il Golden Eagle avanti 190-90 contro Giovanni Metrangolo, e però è sotto Paolo Infortuna sempre per il Golden Eagle 128-272 con Marcello Di Lena. Grande equilibrio invece nell'altra sfida. Sì, diciamo che le partite di doppio per l'altra sfida sono garantite, perché sì, stanno in parità, stanno 20 pari, quindi nessuna delle due al termine può avere, di questa tornata di singoli, può avere più di 70, può avere 70 punti, e quindi sicuramente si giocheranno poi le coppie tra Lopez e Oletta contro Mignolo Metrangolo e Di Maiuta Infortuna contro Scorza Di Lena. Al volo dalla lunga Giachetti a cercare e trovare un pallino da 4. Un doppio rimpallo che però non è positivo per lui. Pagherà il traversino. Traversino praticamente messo dritto così com'è. Penso. Detto sì, dopo. Non credo che possa fare il pallino da 4. Più dritto. Sì, lo dovrà. No, addirittura un filo da chiudere. Così. Come da chiudere? Da chiudere. Da chiudere, impostato largo. Che guarda? Guarda il 14 dal centro, 13-14 da lì, considera che la diagonale, sì, è tra il un po' più abbondante. Ora questa lunga scivola un po', quindi credo sia proprio piano piano. Ha tirato solo 4. Solo 4. Scelto l'obiettivo più vicino, ma non era... Col pallino lì, boh, probabilmente avrei giocato traversino, perché gli lo lasci poi sulla strada. O l'abbiamo visto male noi dallo schermo, ci sta. Giachetti di 2, è ancora corto Giachetti. Però non una prova da incorniciare per Sandro. Non gli sono capitate tante occasioni. Sì, però... ma poi non ha proprio preso il biliardo, Sandro. Giro per Mascia. Giro, se prende il pallino se lo marca. No, passava comodamente e guarda un po', ne realizza 10. Vediamo la gialla, se rovina un po' i piani per Mascia. Brusecchi è stato un po' frettoloso. Sì. Chiamato 10, ma chiaramente diventano 6. No, dicevo, il giro passava, e se il pallino lo prende lo segna, tanto lo prende dal lato del fisso. Grande difficoltà alla Tonelli Otez. Vediamo l'altro parziale anche tra Marcolin per vedere se è un po' migliorato. Poco, 120-344. Si è aumentato il punteggio di entrambi, quindi Sandro cerca salvezza di 2 a mo' di 3. Se sfila lungo ha un problema, ma dovrebbe essere un problema perché pagherebbe il giro con arrivo il pallino. E dentro ci può arrivare però agevolmente di 2. Troppo stretto, si guadagna però il centro. E qui Giachetti dovrà andare di 2. Vediamo se si corregge con la forza. Anche questa è bella, sbagliarla dalla parte larga per al limite creare una difesa di traversino. Stavolta decide di stare qua, non la Sandro dà l'impressione davvero di non aver neanche cercato minimamente i birilli. Eh sì, anche perché memore di essere rimasto 2 volte corto. Ma sai, questa parte qua vuole ancora più forza, quindi in teoria per la forza difettosa ti tutelava di più l'altra di presa di palla. Ma ci ha proprio tirato, quindi può aver fatto anche quello di ragionamento. Sto sullo stretto e gliela do in modo tale che corto non rimango. Buon disimpegno di Mascia al volo,
in apertura tra le due biglie e gancio per Giachetti, che deve iniziare a cambiare marcia, ma per ora c'è il giro a disposizione di Mascia, che probabilmente giocasse a tornare indietro, gioca ad andare avanti o lo striscio, mi viene da pensare con questo effetto, gioca il giro ad andare avanti. È abbastanza complicato andare avanti, eh? Non era bello. No, diciamo pure che era brutto. A tornare indietro non capisco perché. No, più che altro sai cosa, lasciare poi uno sfondabiglia a Giachetti, poi questo non è facile. Però è un tiro dove Giachetti può cominciare a entrare in partita, ma la prende di prima. Buon per Mascia, che adesso ha un'altra opportunità di angolo a girare, volendo, potendo fare anche il pallino da 4, oppure farlo da 3 qualora l'angolo risultasse stretto. Comunque un angolo a girare per il giocatore sardo. Fa l'angolo largo, passa largo anche al pallino da 4. Qua poteva fare sicuramente meglio Alessandro, però lascia distanza tra le biglie e qua Giachetti dovrà andare in passaggio difensivo, a meno che non decida di metterci sotto la stecca, ma dubito che Sandro vada a forzare il gioco. Passaggio difensivo. Sì, un passaggio sulla grossa, esatto, ad andare in centro. È un po' troppo grossa, mi sa. Preciso Giachetti anche qua. È preciso relativamente, Nico. Sì, sì, lascia tanta distanza tra le biglie, ma non difende. Di sicuro io convengo con lui sul fatto di averla cercata dalla parte grossa del tiro. Ma infatti non è... Ha una proporzione che non è che mi quadri molto questa. Secondo me non gli è partito l'effetto che gli voleva dare, perché sennò vai al centro. Intanto Mascia, anche tutto biliardo, si guadagna 6 punti e addirittura trova anche difesa. Ha una positività sui birilli incredibile comunque, Alessandro. Un'ottima colpitura, un'ottima qualità di colpitura per lui. Giachetti, seconda e terza a incandelare dal centro, sfiora la grossa realizzazione. Qui era partita, sì. Sicuramente una bella steccata a Sandro. Era sana, ma soli 2 punti, non cambiano molto l'inerzia di questo incontro. Andiamo ai parziali, perché qui cominciano a diventare importanti. Marcolin sotto 432 a 184 con Camilo Gomez. Gli altri incontri invece vedono Dio Maiuta avanti 348 a 184 come trangolo alla Goriziana, e Paolo Infortunio e Marcello Di Lena si sfidano invece a tutti i doppi. Marcello Di Lena avanti 388 a 256. Risponde di calcio per Giachetti. Alessandro va a segno, 4 punti. Bricolla per Mascia. Svantaggio pesante quello per l'atleta del Tonelli Hotel, dietro di una quarantina di punti. E va un'apertura, Mascia lo fa anche molto molto bene. Questa è proprio la difesa occhiale peggiore. E qui Sandro ci andrà probabilmente di una, almeno.
che di qua rimane sotto nella zona del pallino. Ma di una dici dalla parte del pallino? Uh-huh. Se gioca dall'altra parte il pallino potrebbe lasciarlo. È il fatto che non è che riesce a dargli un angolo, che qui l'ideale sarebbe dargli un angolo di effetto, ma allora deve giocare di là perché c'è il pallino per dargli un angolo di effetto. Infatti secondo me la tira di sopra. L'angolo ideale è quello dello striscio. L'angolo è quello dello striscio, sarebbe dargli una battuta di questo tipo qui. Aspetta che lo faccio con l'altra. E questa è evidentemente non una battuta geometrica, considerate che la allunga battuta allunga la seconda riga, almeno sì, si vede che è proprio di striscio. Esatto, gli si dà questo angolo qui, la battuta geometrica sarebbe questa, lascia pure lo strator, cioè il 50% delle biglie. E la deve aprire con un buon effetto. Va di due e ci sta. Comunque lascia lì. Tra l'altro corta non è, forse andrà vicino a bere anche un birillo, anche se è stretto la 6 sponde. Sì, il lato secondo me è giusto, cioè, poi è chiaro che se la prendi scarsa ritorni sotto pallino, però qua era difficilissima da salvare. Non accetta la biglia sul posto, Mascia decide di metterla all'acchito. 40 punti di vantaggio che si possono anche incrementare. Tanto è arrivato a vedere la partita anche Matteo Gualemi, ancora in borghese, era in pista nel pomeriggio con il biliardo Valdelsa. A segno Mascia, 14 punti, fanno malissimo alla Tonelli Hotels. È una sentenza. Vediamo il parziale tra Marcoline, perché adesso diventa fondamentale. Non ha ricucito. 508 a 236, quindi ultima vasca per Camilo Gomez, ricordiamo partita tutti doppi ai 600 punti. Che bella angolo questa per Giachetti, 8 punti. Questa è bella, questa segnatevela, è bella per la forza, perché lì il rimpallo era vicinissimo con questa forza, perché a questa forza la devi mirare molto più piena la palla, se no la fai larga. Sandro è stato addirittura sulla mezza palla, bilanciando le corse in modo eccezionale. Bella bella questa. 93-47 bricolla per Mascia, che potrebbe marcare anche il pallino da 3. Questa scivola via lunga, un'altra opportunità per Giachetti, che sicuramente deve immagazzinare un filotto di tiri positivi per rimettersi in partita. Questo è uno di quelli di 2,5. La forza sembra proprio quella perfetta. La cosa che secondo me nel gioco di Alessandro, che gioca un bel biliardo davvero, è un filo da migliorare, la gestione dell'ultima parte dell'incontro, perché adesso mi viene in mente quella partita storica proprio dalla prima prova di quest'anno con Quarta, dove l'ha un po' buttata via lui più che averla vinta Andrea, che non è, noi l'abbiamo vista dal vivo, non la trovate sul nostro canale, perché si giocava in un biliardo che non era televisivo. Sì, insomma, con un grande vantaggio a tutti i doppi, scelse un giro e un traversino, che insomma. E comunque, cioè, giocando contro Quarta ci sta, perché insomma, di andare in apprensione, lo fa. Un po'. Qui non realizza il pallino né da 3 e né tantomeno da 4, è un'altra occasione per Giachetti. E Sandro, la partita l'ha persa quando l'hai messo in macchina, perché prima
finché non è in macchina ancora. Parziale di 16-0 per Giachetti, un angolo da 8 e un traversino da 8. Ecco, Sandro sarà costretto a giocare il giro a parificare, penso. Non ci vedo tanto altro, infatti. E questo ci stava, eh? Su un biliardo che allunga ci sta che succeda questo. Lui l'ha giocata senza effetto. Eh sì, l'effetto è quello che ti fa chiudere un po'. Nasceva stretto, levando l'effetto pensavo bastasse per farlo passare giusto sul... Io credo che qua Alessandro chiami il time out. No, decide in autonomia. E a scappar via. No. Ah. Ma. Ah però. Lo striscio di scambio, veloce. Ma quanto è passato dal rimpallo? Poco. Sì, già di natura non si passa distanti. Vediamo un po'. Relativamente poco, Nico. Relativamente, è passato a due palle, una palla e mezza. No, no, pensavo anch'io l'avevo... Sembrava più vicino. Sì, anch'io l'avevo valutato più vicino. È certo una gran steccata qua per Mascia. Sandro non si arrende, un buon spondapalla per lui. Però solo due punti, vediamo il punteggio anche di Marcolin e Gomez. Gomez mancano solo 28 punti per avere la meglio di Marcolin. Mentre Dio m'aiuta avanti 4-10 a 2-48, mentre avanti anche in fortuna a tutti i doppi contro Marcello Di Lena. Vinto Gomez, quindi le ultime speranze per la Tonelli Hotels sono in Giachetti, se no ci sarebbe un cappotto a dir poco sorprendente. Quattro singoli. Eh sì. Non si andrebbe a giocare doppi. Quindi tutti a seguire i compagni di squadra della Tonelli Hotels Giachetti, che è l'unico che può tenerli dentro questo campionato italiano, se no avremmo la prima eliminata. Giachetti giro, questa si allarga sul pallino da 3. Questa non era semplice, questa forza ha fatto proprio smollare la traiettoria del tiro. 101-62 per Mascia, 39 punti di vantaggio, meno 19 praticamente dal passaggio del turno per il Lucky Club. Subito sul filotto, prende un graffio di rimpallo, ma forse un graffio di rimpallo che migliora ulteriormente il posizionamento finale delle biglie, ma quel che importa è che sia arrivato a 109 il Lucky Club, quindi... Se il biliardo rientrasse di più avrebbe preso proprio pienissimo il rimpallo, però insomma, 8 punti. Giachetti tutto per tutto, fuori il braccio. Solo 2. Evita l'impatto col pallino. Forse è l'unica buona notizia. Sì. Su questo tiro, anche se non lascia una conclusione impossibile per Mascia, che qualora non la vedesse potrebbe arrivarci tranquillamente da dietro di 2. Sì, da far ritornare, ma neanche dico appena indietro, secondo me c'è pura questa battuta. Un altro birillo, si avvicina sempre di più nel Lucky Club a passaggio del turno. Un altro mattoncino. Ricolla per Sandro Giachetti.
a segno, 7 punti, ma vede palla probabilmente Mascia. Questa piccola deviazione del pallino, eccola qua la squadra del Lucky Club tra il patron Scaramuzzi, la patron Nerella Muzzi e tutti gli altri componenti della squadra, da Thomas Primon. Abbiamo 2 punti, non ce ne saranno altri. Poi c'è anche Marginesio, Primon. Anche solo Fabietto Mura, mi sembra, che credo sia stia soffrendo da un'altra parte. È andato a soffrire da un'altra parte, Fabio. Bello questo. Eccolo lì. Sta un po' più lontano, ma sta guardando in streaming. E qui è match point per la Tonelli Hotels. Adesso si avvicina anche Mura a seguire l'ultimo tiro del suo compagno di squadra, quello che spera che sia l'ultimo tiro. Due ci sono, altri 4 a 117. Fabio Mura in versione visita al cantiere con la mano dietro la schiena. Vediamo se Sandro ci regala almeno una perla di stretta. Questo è un biliardo che non rientra, che rientra poco, è una perla, sarebbe una perla davvero, eh. Difficoltà enorme perché deve stare più sulla grossa. Vediamo se ci va di candela per il pallino da 3 oppure se sta sul regolare sulla garuffa. Decide di stare sul regolare. Penso non l'abbia neanche guardata, no. La candela. Passato in mezzo a tutto. Qui Giachetti dice, cercherà di mettere dentro il castello la bianca di misurissimo. Tiro abbastanza scontato per Giachetti, che è all'ultimissima spiaggia. Gioca il pelo. Gioca il pelo ad andare buca a buca. Qui proprio cerca di attingere dall'esperienza per far commettere un errore ad Alessandro. Sta giocando. Okay, angolo di prima, di seconda per il pallino da 3, pallino da 4. Ha provato un po' in vari modi per... Sì, è passato vicino a tutto, però tutto sommato poi le veglie si sono sistemate bene. Siete un bravo Carlo, quindi dovrebbe aver incrementato il vantaggio di Umayuta contro Metrangolo. E qui perde il controllo della battente Giachetti. Mi sa che sarà un gioco da ragazzo. I giochi sono fatti adesso per il Lucky Club. Sì. Un po' sconsolati sicuramente i rappresentanti della Tonelli Hotels. Non era facile sbagliare questa scelta. Non ci voglio credere. Sono riuscito a non farlo chiudere. Non ci voglio credere. Il filotto, tiri il pallino. Ma il pallino. Io tiro il pallino.
bisognava ingegnarsi per non chiudere qua, eh. È effettivamente... un po' di emozione, dai. Sai, con l'avversario 40 punti dietro. Ora, Biliardo, io ho visto succedere di tutto, però... Però a questa non ci crederei. Non tirare questo pallino a tre mi sembra una roba folle. Magari è una regola, non si chiude il pallino una volta c'è. Si chiude di fisso, non si chiude il pallino. Un po' di emozione sicuramente per Alessandro. Che vuole fare stare i nostri amici telespettatori di più davanti allo schermo. Chiaro, si fa per scherzare. Chissà loro che tensione hanno addosso. Ha vinto Carlo Diomaiuta, intanto passa avanti il Golden Eagle e Giachetti tira fuori una bella garuffa. È in fortuna, invece mancano 6 punti per la chiusura del suo incontro. Mi sta dando i numeri Mirko Bianchi, mi sta dicendo in cuffia dei numeri a caso. Manda a rullo. 16 punti per infortuna per chiudere contro Marcello Di Lena, il singolo a tutti i doppi. E andrebbero sul 3-1. Quindi sul 60-20 per la precisione. Trova benissimo la palla di Giachetti, Mascia. E qui Sandro si deve inventare un altro capolavoro. Chiaramente di misura Giachetti non ci ha provato, giustamente. A prendere mezza biglia. Un birillo per Mascia per passare il turno per il Lucky Club. E c'è. Chiude Alessandro Mascia il Lucky Club, quindi con un risultato netto di 4-0. Elimina quindi la compagine della Tonelli Hotels. Quindi primo verdetto l'abbiamo. Abbiamo chiaramente la scelta tra due partite, quella appunto tra il Golden Eagle e Master Club. I due doppi, perché si giocheranno tra poco, saranno quelli tra Lopez Oletta contro Mignolo Metrangolo, Carlo Diomaiuta in fortuna contro Scorza di Lena. Quindi ancora non sappiamo quale singolo, quale partita di doppio vi trasmetteremo, ma di sicuro una delle due ve la trasmetteremo, ed sono le uniche due partite che si giocheranno. Anzi, lo sappiamo di già, vi trasmetteremo Diomaiuta in fortuna contro Scorza di Lena. Quindi tra pochissimo vi risuonerà la famosa campanellina, sì, eccola din din. Qualora siate iscritti al canale, se non siete iscritti fatelo sicuramente. Quindi noi andremo in diretta tra circa mezz'ora, 40 minuti, il tempo di prova biliardi per 4 giocatori. E quindi davvero tra pochissimo ancora su Biliard Channel. Alla fine di questa partita poi faremo una pausa e rincominceremo alle 18, e dopo la partita successiva vi diremo il programma anche di stasera. A dopo, e diciamo ci ritroviamo per l'ora di pranzo. Dai, oggi pranziamo insieme, pranziamo con il grande Biliardo di Biliard Channel. A più tardi. Dopo.